Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Oltre 200 amici hanno partecipato ai funerali di Fausto Pinna per dare l'ultimo saluto e sostenere la compagna Iva Zanicchi con un abbraccio. Più di 200 persone hanno accompagnato Iva Zanicchi nell'ultimo saluto al compagno Fausto Pinna, l'amore della sua vita dopo la separazione dal marito negli anni 80. I due hanno trascorso insieme 37 anni, sempre uniti, anche durante la malattia, un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2021. Nella chiesa di Santa Maria Assunta non c'erano VIP, ma molte persone comuni, alcune provenienti da lontano. Presente Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Iva Zanicchi ha seguito la cerimonia con il capo chino, visibilmente provata dal dolore. Prima della benedizione finale ha preso il microfono per ringraziare i presenti. Io e Fausto ci siamo amati e rispettati. Abbiamo affrontato tutto insieme, anche questa malattia terribile. Nell'ultimo anno è stata una sofferenza indicibile. Credo che se doveva scontare qualche peccato per andare in paradiso, l'ha fatto qui in terra da vivo, ha dichiarato Iva Zanicchi, sottolineando l'affetto che il compagno le ha dimostrato fino alla fine. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti al funerale. Il 9 agosto gli italiani sono al mare a divertirsi. Oggi chi è venuto ha voluto dimostrarmi tanto affetto. Un abbraccio a tutti con gratitudine. Meno giù una piantina, princesse.